Ciao a tutti e bentornati. Oggi ci troviamo qua sempre con Warzone, la nuova modalità di COD. Andiamo un po' a fare un po' malloppo, dai. Secondo che condivido un attimo, metto in categoria più che altro. Vediamo la categoria c'è. Allora, io stavo pensando di fare un nuovo profilo. Mi servirebbe. Ne ho da sbloccare. Bello. Il Wakiti. Quasi. Come secondaria oggi ho provato con la Big, non ce l'ho io. Che sfigato. Come cavolo faccio a non averlo, scusa? Non avendo il pass. Mi mettiamo questo e modifichiamolo a piacere. Quattro e cinque non me la fa mettere l'ottica. Beh, tanto me l'ottica non serve più di tanto. Ok, recupero rapido, risposta eccessiva e localizzatore. Siamo tracciante e Twitch Monitor non va, non vuole andare, non vuole andare e Twitch Monitor non vuole andare, non vuole andare e non va. Chi è questa? Ciao China! Quasi quasi mi metto questa così la gente si scanta. Ah, ho capito chi è mo, no.
Levala. Proviamo a giocare in squadra oggi. Mannaggia me, ogni volta mi dimentico il party. Ciao Franci. Questo gioco è gratis. Si scarica gratis. È un free to play. Il pass costa 10 € ogni 3 mesi. I pass ti dà accesso a molte più armi, a molte più cose. Sì. Come vuoi, ma io gioco soltanto con gli abbonati. Già seccati tre così, boom. Eh sì, ti fa fare solo l'allenamento perché devi finire l'allenamento. Ciao Marco. Come si fa? Devi seguire le istruzioni che ti dà. Che culo, oh. Che culo! Grande lui! Che brutto sto posto.
vaffanculo, va. Non è gioco per leggervi, ragazzi. Cioè, non è gioco che vi posso leggere, perché sennò poi succede questo. Non lo so, raga, non lo so. Io l'ho fatto tranquillamente. Vai a vedere il video dove c'è scritto proviamo e vedi i passaggi che ho fatto io e capisci. Questo non è un gioco che riesco a leggervi. Vi riesco a leggere nel momento che riesco. Mi spiace, però non è che posso. Posso farmi killare, però così. Adesso, mentre sono fermo, vi leggo volentieri. Adesso ti sto andando a cercare il video. Cioè, c'era anche la Jane quando l'ho fatto. Io non ho avuto problemi, l'ho fatto tranquillamente. Quello è il video. Che mi raccontate, raga? Bene, bene, mi fa piacere, Ida. Grazie Marco. Sì, ho mangiato. Cioè, mi sono fatto killare per leggere il messaggio. Gli ho mandato il link, non mi ha scritto né grazie né vado a vedere. Capite perché, ragazzi? Non posso. Devo pensare a giocare.
la Claymore. Ciao, col mio fucile, fuca, col mio fucile anche a distanza riesco. Perché ancora 53 secondi? Che palle. Anzi, fammi vedere se Twitch Monitor si è svegliato. Minchia buona! Figa, appena al 12% il video del sindaco. Io appena finisco stacco però, eh. A me la suca, io me ne vado dove cazzo voglio io. Via, da lassù l'ho vista, oh! Bravo, pigliatelo. Ciao Jerry. Cos'è, una caserma dei pompieri? Che bastardo. Tragna un cancar. Mr. Pepper. Ci sente il tipo, no? Manco un cecchino, ma che bordello fai, uomo? Babbo.
Allora, in tutti i giochi così, blu è leggendario, cioè blu è raro, viola leggendario. Fanculo. Dai, 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 dai. Vai, tuo compagno. Oh no, ribastardo, no! C'era il compagno per fare il figo. Quindi blu è leggendario, blu è raro, viola è leggendario e arancione è epico. Tanto vale giocare con la squadra, ti è arrivato che cosa? Raga, è la concentrazione, sbaglio io, non vi devo rispondere. Che non sembra, ma giri gli occhi, senti. E dovevo tritarlo, non dovevo rispondere. Non sono in partita, sono in partita. L'abbonamento su YouTube, devo guardare, non lo so, no. Cioè come... Scafuni, vieni qua. Ma vabbè, scherzo, dai. Già ho perso un burdel di soldi. Ah, ma devo giocare da solo, se non le sento le persone. Dopo controllo e vedo. Si è fatto l'abbonamento da 1 euro? Se hai fatto quello da 5 possiamo giocare qua. Ciao, vedo. Ah no, arancione leggendario qua, dai. Quanto sta a 160 metri? Sta cassa già è stata aperta. Io quello che posso dire è che qualcuno è riuscito a rimandare di un giorno il tutto. Sta fungia, oh! Fighe! Scappa, 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 scappa!
ma quello adesso mi viene a prendere, sono sicuro. Lo vedo abbastanza agguerrito il tipo. Ma guarda! Non l'avevo vista! Ah, ma sei tu, ma vaffanculo, va. Qua se non ce la... raga, non posso cambiare io la qualità, è una cosa vostra, perché a me me la fa cambiare. Ci avrei troppe cose aperte. Non lo so, è la connessione. Mi spiace, ma io non posso farci niente. Figa quanta roba. In culo. No, è la connessione, perché io la sto guardando a 720 e me la fa vedere bene, quindi suppongo che sia proprio la tua connessione. Poi io non lo so, io non ne so niente di computer. Oh, non mi rianimate, figli di cani, vi venga un cancro nel culo, pezzi di merda, che mi chiavi, va dai. Figli della merda. Ciao Andrew. Oh, minchia, 10.000 piastre. Toh, fammi una pompa, fammi una pompa. Buona, bravo Jerry, hai fatto bene. Preferisco giocare da solo. Oh, raga, arrivo subito. Perché c'è un virus. C'è dentro un Trojan, per quello ti si apre il prompt. Perché ti stanno cercando di scavallare. Se no il prompt non ti si apre da solo. Vai su CMD, scrivi cmd.exe startup slash startup. Vedi cosa ti esce.
No, dove cazzo è? Perché mi sei chiusa la finestra? Io vorrei capire, che mo non so neanche qual è. Ile, per favore, riscrivilo tu. Oh, arrivo, dai, pubblicità, poi vedo. Ok, ci sono. Ok, sono tornato. Sai alla fine oggi quello là perché ha detto così? Perché cos'è successo, Ira? Perché gli chiedi la sua socia, che non la conosce. Alla fine vuoi sapere cosa è successo perché quello ha detto così, Ira? Ti escono gli IP. Ti escono gli IP. Sì, ma sai usare il prompt dei comandi, se no lascio perdere. Vediamo se devo ringraziare la terza volta Andrea per i follower. No, strano. Allora, praticamente ho fatto nei vari video c'era dentro un messaggio con un codice per un bagno online. In più, il codice del bagno online erano delle coordinate GPS di un garage dove c'erano dei presidi, praticamente. Capito? Quando io ho saputo subito che c'era gente che subito mi sono messo all'opera. Capito? In più oggi abbiamo fatto una diretta con un mio amico. È avanzato con furgone. Ha messo la grande botta di Ricky Leroir.
Sono uscito, mica, di brutto. Ha iniziato ad alzare la stecca. Oh, fa culo, mi sono messo a ballare sul balcone, mi ha fatto una piccola diretta. Ah, non è l'unico, eh. Non è l'unico, ogni giorno ne sto facendo qualcuno. Mori. Boh, non so dove l'ha fatta, non lo so se su Instagram, non lo so. Non lo so dove l'ha fatta. Adesso devo fare un video come ripulire le mascherine giorno per giorno, anche se io consiglio vivamente di farla giorno per giorno. Sì, ci sta. Io raga, prima di mettere video controllo bene, quindi quello delle mascherine è fattibile, si riesce a fare. Si riesce, cioè è stato provato. Che io prima di fare un video mi informo, controllo le fonti, controllo tutto. Aia. Riavvia il PC e fai una scansione dell'antivirus. È come dico io allora. Nel senso, che cazzo di sito sei andato? Rientro un Trojan. Quello perché il tipo ti sa. Cioè adesso è lì. Adesso è dentro proprio che sta guardando e quindi ti ha preso, ti ha fatto un back off. Se ieri mio cugino per una mia curiosità gli ho fatto buttare il PC. È normale, c'hai dentro qualcuno. E quindi lui chiedendoti l'accesso ogni volta riesce a prenderti le password. Quindi devi riavviare, non fare l'accesso a Chrome. Perché quando fai l'accesso a Chrome tu puoi fare ispezione a pagina e ti esce proprio la password. Quindi tu cosa fai? Adesso lo riavvii, non accedere a Chrome. E vai direttamente nell'antivirus. Raga, adesso gli hacker sono tutti a casa, non hanno niente da fare e hanno bisogno di soldi. Praticamente fra gli hacker bianchi c'è una gara. Questo è quello che ho sentito dire. Chi riesce a fare più soldi, chi riesce ad aiutare più persone. Senza vincere niente, cioè solo chi è il più bravo. Che riesce a togliere i cattivi per dare vita ai buoni. Quindi, se non ce l'hai tu l'antivirus, che so io dove ce l'hai l'antivirus. C'è gente che è arrivata a quasi 200.000 euro.
C'è gente che non sta dormendo per fare questo. C'è gente che non c'ha soldi per fare questo, porca puttana. Però ci sta. Eh già. No, non è Robin Hood, è per un bene superiore, secondo me. Poi non so che emozione possa portare fare tutto questo. No, io non spammare così tanto, spammalo una volta evidenziato, tanto non lo caga nessuno, quindi... Scusa Jerry, ma te non riesci ad abbonarti qua come al solito e almeno giochiamo. Però adesso raga, a patto che non fate bordello nel party. Allora qua fammele segnare. Ma non c'entra, non serve resettarlo, eh. Anche se c'hai, se hai un virus dentro, ti rimane. Non serve resettarlo. Perché il virus se c'è, continua a esserci, eh. Quello rimane nel DOS, quindi se ce l'hai, ti continua a rimanere finché non lo togli. Quindi scaricati l'Avast, che è un freeware. No, andiamo di là. Vabbè, se sei sveglio ho capito cosa intendo. Sì, se li riesco a depositare magari ci rimango nei primi 10. Cioè da solo sto meglio che giocare con gli altri, ci rendiamo conto. C'ha 253.000 dollari, se non li vado a posare... In che senso? La tua voce è normale, quello intendi? Quello, cioè, se mi ricordo la tua voce, sì. Io direi che è libero, sì. Sento sparare, però io avanzo. Figa, al 26%, che palle.
che c'ho da fare un botto di video. Minchia, Power c'ha dentro 4.000 persone. Mannaia Power. C'ha 1 chilometro. Hai voglia di correre. Ma perché gli hai chiesto ad Andrea se conosce Andrea Dark? Ma dovevo avere due PC, se avevo due PC fidati che poi me ne servivano tre. Già io lavoro con due PC, non ti credere. Se no come faccio a fare tutto? Sì, aspetta e spera. Aspetta e spera che mi fa l'osta a me. Ma per quale motivo? Non c'è nessuno. No, a me anche se i secondi fini. Trovarlo dovresti trovarlo. L'altra volta l'ha preso un mio amico, mi ha detto che lui l'aveva comprato con quello. Dato la fama. Chi, che fama? Non lo so, penso di sì. Dopo se mi scrivi dopo, quando ho finito di giocare, ti provo a mandare io il link. Io, visto che non è arrivata l'assegno, devo vedere come cazzo fare per prendere coso. Resident Evil.
Ma che è successo? Si sono dileguati tutti. Sento una cassa. Ah, perché piace Twitch? Perché vedi sempre chi c'è dentro. No, non è compatibile. Questa è una bella tattica, chiudere la porta e mettere la Claymore. Minchia, in due. Boh, minchia, 150.000 dollari mi toglie. Boh, pigliati i soldi, pezzo di merda. Figa, 170.000 dollari. Ma senza squadra è un casino. Ma va, non ce le ho. Ho le Claymore. Infatti adesso... No, perché non me l'ha messa? Dai, deposita, fanculo! Da solo un bordello. O me li tengo tutti e non provo a depositare. Vai, so chiudi.
Secondo me conviene così. Che mi imbosco. Ah, posso essere riuscito. Dove sei che ti faccio il culo? Vai, spara adesso. Cioè, se riesco a salire. Vado. Che mira del cazzo, guarda. Visto che vanno in giro in coppia come i carabinieri, va. Perché non mi ha cambiato l'equipaggiamento? Cos'è? Uno studio televisivo? Benvenuti a tutti, bentornati affezionatissimi carissimi per un nuovo episodio del TGHCW Riagnese. Che babbo. Ogni tanto mi stupisco anche da solo. Minchia, lo sta lasciando morire! Lo sta lasciando morire quello là, oh. Quello che stava, era già ferito. Sì, comunque mi sa che la prossima me la gioco senza andare a depositare. Ce la posso fare, ce la posso fare benissimo. Mi muovo 4-4. Hanno già ripulito tutto. Questo l'ho passato io. Raga, ci vorrebbe un bello studio per il PC. Quello che ci vuole lo so anch'io. Il problema sono i soldi. Cioè, io se avessi lo studio come dico io ogni giorno farei anche un TG, cioè sia in diretta che, cioè sì, non in diretta, sia proprio a servizio, portando tre servizi. Cioè io adesso per fare dei vlog, raga, mi sta ospitando un mio amico con TeamViewer, cioè non so se capite quello che cosa significa. Mi sa anche a me, sai.
Minchia, qua è figa, sei indietro. E beh, per il TG sì. Oh, ma che cazzo è pieno? Boom! In ta face! Dai, scarsone. Sì, guardalo che sta morendo, eh. Vai, vai, figa, valla, valla a salvare, valla a salvare. Valla a salvare, valla a salvare. Fuck you, mother bitch! Buona, buona! Per questo non c'è bisogno il plus. Infatti per questo non ci vuole il plus, ragazzi. No.
Dov'è la cassa? Vieni, vieni, chicchiricchi. Vieni, tatela. Ciao, baby. Che c'è che mi sei venuto a dire? Sali, sali, vieni, vieni. Sali, ce la fai, eh. Sì, devo tenermi tutti i soldi, senza... Sono da solo, non ce la faccio a fare l'estrazione. Rischio, ma ce la posso fare. Baby, adesso vado a, mi dice gli amici online, adesso vado a vedere, non me ne fa vedere neanche uno. Ma va, che figata, il reggimento. Vediamo quanti video devo ancora fare. 13-14. Che palle, figa, non riesco più a finirli. E ne ho eliminati un sacco, oggi ne ho eliminati tipo una quindicina. Baby, che c'è? Che c'è, baby one? Sbagliato. Vai, vai! Già non sto più dormendo. Prima o poi finirà sta storia. Figa, però il paracadute è realistico di brutto, eh.
proprio bene in paracadute. Sembrano le porte di casa mia giù in Calabria. Minchia, oggi uno nei commenti me lo sarei mangiato, ti giuro. Meno male che riesco a trattenermi. Neanche tanto, eh. Infatti uno ha commentato ieri. L'altro giorno in un video, in quello di Anonymous, ha scritto: adesso chiederò io ad Anonymous perché questo video è fake. E si è messo il like. Io gli faccio: cosa fai Andrea? Cosa fai, virgola Andrea? Ti metti like da solo? Gli faccio: mi raccomando, porta le prove, fai meno fatti, fai più fatti e non pugnette. No, ma quello non l'hai visto perché poi l'ha cancellato. Faccio, mi raccomando, porta le prove, ricordati, fai più fatti che pugnette. Vado a ricaricare la pagina, non c'era già più. Cuglione. No, oggi a uno glielo ho detto, cioè, perché non è corretto che questo virus colpisce i deboli, dovrebbe colpire a quoziente intellettivo. Cioè, avrei continuato, eh. Avrei continuato di brutto, però poi mi sono trattenuto. Grande Marco. Sai quanta gente ci toglievamo di mezzo? Ah, ok, quindi quelli rossi sono i nemici più abbattibili. Qua ci sono passato prima. Sì, comunque faccio così adesso. Mi scelgo una zona e me la mantengo, diventa tutta mia. Ah, spammalo solo evidenziato quel messaggio, io tanto non lo caga nessuno. Non donano a me, figurati. Se donano per una raccolta fondi. Cioè, poi se qualcuno vuole donare, io quelli che ricevo in sto periodo li metto tutti nella fondazione. Non l'ho detto, ma per me era scontato. Le donazioni. Gli abbonamenti, cose così, no, me li tengo. Ti ho visto, motherfucker. Vediamo se ti riesco a prendere da qua. Sì, ho il PC acceso perché. Dov'è il tuo amichetto?
La curiosità è quella che uccise il gatto. Se me l'hai chiesto un motivo c'è. Io di sicuro non mi metto a hackerare i computer delle persone. Uno, non c'ho tempo, due, non c'ho voglia e tre, non avrei nessun guadagno nel farlo. Bastardo! Vieni, vieni. No, parlo in generale, so che... Sì, in generale sto dicendo io. Fallo entrare. Minchia, voglio vedere quando entra. Che bastardo, m'ha agganciato. Già mi sto rompendo le palle io. Mi sa che adesso mi metto un bel RPG, uno strela. Bastiano. Ciao lo strela. No, no, in generale, a chi è che mi ha chiesto solo il PC acceso? Pensavo che me l'aveva chiesto Edo, perché siccome secondo me c'è il computer hackerato. Volevo solo precisare sta cosa. Che bastardo sta facendo da esca?
Ah, ok, no, mi sa che la play. O anche il PC può essere. Boom, bitch. Figa, a tutti vo' tritato. E adesso lo occupo. Ma dai, che io ho fatto la mossa finale. Non dovevo starmene là. Cioè, dovevo starmene là. Io non so perché hai venduto la play. Questi sono tutti quelli che ho fatto io, zio. Vedi, sono tornati pure qua i fessi. Adesso l'altro giorno giocava in squadra con me. Cioè, poi adesso saranno, sono fatti tuoi se non mi vuoi rispondere, ok? Cioè, hai venduto la play e con i soldi cosa ci hai fatto? Ma cosa c'entra? Non è che stai scegliendo se sposarti, ma dai. Una scelta. E allora hai fatto una scelta del cazzo perché la stai rimpiangendo. Cioè. Poi, una volta che l'hai comprata, di sicuro ci avrei solo perso. O no? Perché comunque se ci hai fatto 250 euro sono tanti. Ma ci sei ancora, Ire? Minchia, l'affare hai fatto. Per 60 euro manco il joystick che gli vendevo io. Minchia, davvero, te ne davo 100 piuttosto.
Io la mia l'ho venduta a 2,50 ed era rigenerata e faceva attaccare. Quindi no, stai parlando con Castelli, non, che io vendo l'acqua ai pinguini. E la gente lo sa, che sono bravo a vendere io, dipende. Bastardo m'ha fottuto. Bastardo m'ha fottuto. Era la pro. Non c'entra niente che era la pro. Figa, che palle, ci sta mettendo una vita. Ma è pure uscita, che cosa mi fa una sigaretta. Fanculo. Ti pigli il veleno. È buona, vendila poi, mi raccomando. Mica se avevo il drone adesso, sai quanti video facevo?
Sì, se tu gli dici sì, poi la Jane pensa che gliela compri davvero, eh. Vedi, quando lo usi, vedi, io quando decido una cosa non devo ascoltare nessuno. Perché io lo sapevo. Lo sapevo che avrei avuto tempo. Ma più che altro non si promette una cosa se già sai. Buona. Fa una promessa a una ragazza senza mantenerla? Cioè, almeno dal mio punto di vista. No, vabbè, no, io lo sapevo che stavi scherzando. Però in generale da Galateo non si fa una promessa a una ragazza se sai già che non riesci a mantenerla.
Io te l'ho detto come possiamo fare. Appena prendo la 5 che la cambio, ti do la 5, se no. Boh. Io come stanno andando le cose non so neanche se riesco a prenderla, cioè. Qua l'assegno non arriva. La disoccupazione devo farla a maggio la domanda, ma. Tutto dipende da domani. Rumore è stato fatto, ma c'è da vedere. Tante cose. Forse parte l'armistia. Se parte l'armistia ci sono dentro. L'armistia praticamente è un condono fino a un tot di anni di reato. Adesso già a Rebibbia hanno fatto uscire 50 carcerati, quindi 50 che sarebbero dovuti uscire a breve, quindi chi 3, 4, 5, 6 mesi, fino a un massimo di 2 anni mi sembra. Ah, sono ritornati gli strani rumori nel cielo, la gente non capisce cos'è, è chiaro. Non hanno un cuore, è normale che non capiscono. Bello, il video che ho fatto oggi è arrivato a 98 visual, sono contento. Anonymous si è fermato, che palle. Dovevo farlo subito, lo sapevo, ho messo in ritardo, me l'hanno ficcata in culo. Pensavo sapesse cosa fare, chi, cosa, Jerry? Anch'io non l'ho capito. Ma lì dove? No, ma io non l'ho capito. Boh, non l'ho capito. Ma no, che non ha fatto un dispetto.
Dai, che sennò sembra che lo stiamo attaccando, dai, Ira. Si vede sul deep, che cosa? Ma di chi stai parlando? Ma di chi stai parlando? Cioè tu mi hai mandato a me un link del Deep Web, ma scherziamo. Io non so neanche cos'è una wikilist. Non so neanche come si apre. Se devi pregargli sopra per farla funzionare. Io non ho mai chiesto nessun link a nessuno di Deep Web. Io ho paura di quel posto. Violentano i bambini lì dentro. Ah, è il suo amico. Oh, ma me ne rimango in sto complesso. Perché tu giri sul deep web, Jerry? Perché io non lo leggo il suo commento? Scarcanghi, Scarcanghi 98 lo conosci? Porca troia! Beh, dipende da cosa sei andato a vedere. Se hai aperto una red room, bravo fesso. Bastardo, mi ha fottuto l'RPG.
Intanto chess. No, bastardo, col mio RPG mi ha fatto, figlio di puttana. Mi pezzo di merda, ha fatto bene. Che poi prima non so come ha fatto ad uccidermi. Sulla Red Room quella. Si chiama la Red Room quella. Così mi hanno detto. Poi non è illegale andare sul deep web, ma è illegale quello che si fa sul deep web. Hello, motherfucker. Club 69. raga, ci sono cose che è meglio che non sapete, secondo me. È meglio vivere nell'ignoranza. Babbo ha lasciato l'attacco a grappolo. E io dico, ma sei minchia o sei strapirla? Buono il calcio ultraleggero. No, Ile, ma è meglio che neanche gente grande ci vadi. Ti racconto una storia di un mio amico. Lo conosci, ma non ti dirò mai chi è. Questo praticamente inizia a chattare con una ragazza e questa praticamente gli... Ma dopo un bel po' di giorni che chattavano, gli fa capire che è morta. Praticamente io ti, cons cioè, ti consiglio, questa praticamente da quello che gli ha fatto capire a lui era un fantasma e ma gli ha mandato una roba assurda, Ira. Io ce l'ho ancora, qualcosa ce l'ho ancora, vicina non più.
Cucina non più, però lo conosce abbastanza. E la cosa brutta che gli succedevano cose in casa del tipo trovava messaggi. Lui non gli ha mai detto di dov'era, mai, mai. Ci stava sempre molto attento a queste cose, comunque con le precauzioni che uno deve avere quando entra in certi posti, perché comunque non era uno sprovveduto. Si è arrivato al punto che gli faceva i video davanti alla porta, Ira. Capisci? La gente Quando gli com'è avevi combinata. detto? Io gliel'avevo detto, lascia stare, guarda che non si sa mai chi c'è dietro. Ci può essere un quarantenne che non è una tipa. No, vabbè, ho sentito la voce. Tu lo sai cosa facevo io con i video, quindi. Faccio, guarda che comunque le cose non sono mai quelle che sembrano. Va, figurati, perché secondo te sei tu paranoico? Va bene. Va bene. Gli faceva i video davanti alla porta con l'orologio, gli faceva vedere l'orologio. Come per dire a quest'ora ero lì. Cosa assurda. Ti giuro. E infatti ha fatto un periodo a dormire qua da me. Cos'è? Inserisci la password. Sì, hai voglia. Ma in tutte le chat, anche da qua, eh. Se uno è bravo, da tutte le chat riesce a risalire. Bravo. Ci vuole il programma, bravo, bravo è uno che sposta 20.000 euro e li gira sui conti senza lasciare bridge hosting, senza lasciare traccia. Quindi un ghost hacker, un hacker bianco, quello è un hacker bravo. A fare l'hacker nero ci sono i programmi. Non serve a niente. Scarichi due decryptor e via. È bravo chi riesce a spostare soldi. E a non lasciare tracce, quello è bravo. Scappa, scappa coniglio, scappa. Minchia, è vero che c'avevo l'RPG. Figa, non mi ricordo mai. Io sono dell'idea che esiste un bene superiore. Che chi ha delle qualità deve saperle usare e sfruttarle al meglio. Ma quelli, cioè, quella è tutta roba rubata, non ti credere. Non ti fidare perché per la gente è d'accordo, eh. Io faccio finta di venderti il mio account, poi lo recupero, mi inculo i soldi. Capito?
come funziona per gli account di Fortnite, non ti credo, nello stesso modo. E voglia 0,18 bit. Gross market. Non so perché me l'hanno detto, eh. Non solo quello, ci sono vari metodi di pagamento. Il bit è stato il primo. Ci sono le cripto, le z crypto, le criptoid, le criptovalute, quella cinese che adesso non mi ricordo. Motherfucker, bastardo. No, c'è tutto. La trovi la play. La trovi, ma chi ti dice che poi insieme alla play non ti arriva una testa di cavallo morto? E il tipo ti incomincia a stalkerare a vita. No, tu forse quello che non hai capito tu sul Deep Web, io posso inventarmi una cripto. Punto, da oggi al domani mi creo una cripto. Quello non è un posto per gli ingenui. Devi avere sangue freddo proprio. Quando entri non fidarti di nessuno. Io mi sa che da domani torno su YouTube a fare le live, sai. Ma io non dico che non... non lo so, dico sì. Cosa devo fare? Devo arrivarmi pure la mail, non mi è arrivata nemmeno la mail. Cioè, faccio i follower in replica. Cioè. Non lo so, io preferisco qua per le live.
Però non lo so, tu cosa dici? O non metto la voce, gioco e basta. Cioè, sembra che la gente si rompa il cazzo di sentirmi. Ti hai risposto i punti, non ti preoccupare se quello è il problema. Tu cosa dici, Ira? Ma male che su Twitch tanti non mettono la voce. Esiste il no commentary, con no commentari, no commentary. Oh, Ile, non è possibile che entra la gente, se ne esce, cioè, qualcosa c'è. Vabbè, tanto adesso faccio questo e spengo. Non lo so, tu cosa dici? Di continuare così e boh. C'è uno che mi è venuto a spiegare a me come funziona la via della seta. Ma va a cagare, va. Però è anche fatto per le live di gioco da PC. La gente, cioè, vuole vedere sto gioco, c'è Power, vuole vedere, va dall'altro, è un casino entrare nel giro. Cioè, adesso è entrato uno e è uscito. Sì, a me. Che ne ha di coraggio. Cioè io dico, ma cazzo, ma non hai visto che prima che parlavi già io l'avevo pubblicato, prima che ci pensavi. O magari ha visto il commento per farsi splendido, l'ha scritto, eh. 100, 200, 300 metri. Sì, ci sei.
Eh no, ma infatti adesso gli rispondo. Io rispondo direttamente con link. No, beh, col link non posso. Col testo. Grande, do io un minuto e spengo. C'ho da finire il video. Cioè, in teoria dovrei farne minimo altri due. Sei riuscito a risolvere? Raga, ma io c'ho da fare i video, cioè non sto facendo solo questo. Ma se ce n'è ancora da farne 14? No, no, e per me è più importante fare i video. La live non mi porta nessun guadagno, no? Per me questo è lavoro. Sta alla fine, ti dico. Ah, fallo, fai una scansione. Dopo che hai fatto quello, installa un anti-malware. Sono rallentati di brutto gli iscritti su YouTube. Cioè, oggi ne avrò fatti solo una quindicina. Nemmeno, una decina. Non va bene. Si chiama anti-malware. Ha un'icona blu con una W. Oh, io raga, stacco che vado. Devo andare un attimo al bagno e devo continuare qua. Dai, ci vediamo domani, se riesco. Fate i bravi, eh. Non va bene, per quello ti dico così. Adesso, boh, ne parliamo dopo. Dai, ciao a tutti. Ciao ciao.